Buongiorno, buongiorno Paco, come stai? Bene, insomma, è iniziata questa avventura, tanti commenti, tante accidenti, cose, tantissimi quindi... messaggi, telefonate, suggerimenti, critiche, bene, continuate a inviarci, continuate a commentare, vogliamo sapere cosa ne pensate, vogliamo tutte le critiche possibili perché così miglioriamo e ci divertiamo tutti. Allora, le nostre coordinate, noi siamo su Sesta Porta TV, lo ricordiamo, insomma, quindi memorizzate. In diretta dagli studi di Cisanello di Emilia Bordo. A una delle seste porte, che poi esatto. le scopriremo. Le facciamo siamo tutte. Siamo sulla sesta. E quindi potete già vederci in streaming, quindi esatto. Lì. E poi insomma in poi diretta su, Facebook sulla pagina di Sesta Porta News. Infatti, ora io me la vado a condividere. Io così. Ho già fatto, ho già avviato. Allora, prima però partiamo col sommario. Vai, sommario. Allora, sommario. Sì, la sommario, non ce l'abbiamo. Andiamo avanti lo stesso. Sommario. Allora, partiamo col locale. Quali sono le notizie da sul cui partiremo locale, stamani? Allora, veloce. Piscina abusiva per scopi sanitari. Si sono o almeno vedremo come si sviluppa questa cosa, la famosa storia della piscina di San Zeno ha questo sviluppo particolare e curioso. Poi, dopo le bandiere prussiane nella caserma dei carabinieri, la polizia non voleva restare indietro e mette lotta continua. Avanti! avanti. Poi, scuole chiuse per allerta meteo, e invece no. Sì, chi è a favore e chi no, adesso vi spieghiamo tutto. Certo, no, e soprattutto le fake news, no? Nel senso il maltempo ci lascia un'emergenza meteo e qualche polemica social social che investe anche la sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi. Poi per nazionali, locali, insomma, la nostra Susanna fa sempre discutere, questo esatto. Ci piace a prescindere. E poi sul nazionale c'è un'inchiesta che scotta. Aia. Ah, ce la tocchiamo e ah! No, nel senso, scotta. Sì, perché c'è l'inchiesta Consip, no? E vabbè, dopo poi ne andremo. E se a proposito di cose che scottano in senso negativo, c'è uno scoppio del gas, esatto, pagate le bollette perché ci sta che e poi che, chiuderemo con notizie da altri mondi. Da altri mondi, come dice la bella Gazzetta, esatto. non a caso, perché di sport ce n'è tante, un po' di Pordenone. Si è innamorato di questa storia del Pordenone. C'è poco da fare. Vabbè, il Pordenone, ragazzi, quando si compie quasi l'impresa è il calcio romantico. Quasi. Sei interista, quindi va bene così. E poi vabbè, ci sono tante altre notizie. Lo Tito vuol togliere la Lazio dalla Serie A, vabbè. Ne parleremo. Devo riavviare la diretta Facebook. Comincio io allora. Dicevamo, piscina di San Zeno, una storia di un paio d'anni fa, perché scoppiò questa cosa, perché venne scoperto dopo un giro di... turistico sulle mura, questa piscina costruita sotto le mura di San Zeno, ovviamente opera abusiva, battaglia legale che dura da un paio d'anni, viene fuori oggi, leggiamo sulla Nazione a firma della sempre competente Eleonora Mancini, che la spesa per la costruzione della piscina era stata detratta come spesa sanitaria, giustificazione della famiglia a processo, poi vedremo i risultati del processo ovviamente, perché la madre doveva nuotare e quindi invece di andare alla piscina comunale hanno pensato bene di costruire una piscina sotto le mura storiche di San Zeno. Scelte di vita, c'è chi ha il terreno là sotto le mura di San Zeno, che fai? Non ti costruisci la piscina? È così. Storia di ordinaria follia a Pisa. E poi vabbè, la famosa storia... polizia, carabinieri, questo insomma... Accidenti, uno scatto rubato in questura, vi ricordate, insomma, già sembra già passato tanto, in realtà è successo pochi giorni fa, quando nella caserma dei carabinieri a Firenze. Da una finestra venne fotografata la bandiera della Marina militare prussiana. Usata da movimenti neonazisti e di ultradestra, perché una bandiera con la svastica è vietata, quindi usavano quella. Competenza, no? Vabbè, il surrealismo e la competenza. Insomma, usavano quella, quindi il carabiniere che invece si è difeso dicendo che lui è appassionato di storia e cioè aveva la bandiera prussiana veramente. E vedremo poi insomma, come va avanti quella storia, ma dato che i carabinieri sono finiti sulle prime pagine, la polizia che fa?
sta indietro, sta a guardare. No. E quindi fotografata nella questura di Pisa, bandiera. Questa internamente, quindi qui c'è una talpa, esatto, c'è qualcuno. Esatto, insomma, esatto. Lo diciamo bonariamente, perché poi noi tocchiamo anche argomenti scottanti. Esatto. Insomma, c'è sempre un filo di ironia, ma insomma di no, ma certo. No, ma ci teniamo sempre a precisarlo, perché ha paura è che se lo vengano a prendere. Quindi, ma cosa è successo? C'era questo stendardo, questo gagliardetto di lotta continua appeso in una parete di un vice commissario in questura. Quindi, bufera sui social perché avete detto che non andava bene per quella la bandiera di ultradestra, invece ora quella di lotta continua va bene. E quindi, viva il carabinieri di prima. Basso la poliziotta di ora. Tra l'altro la vicecommissaria, queste parole del questore, è stata proprio una che è stata determinante per l'arresto della Lioce. Quindi nel senso è un alibi, cioè nel senso quindi cioè, una reliquia di guerra fondamentalmente. Vabbè, quindi no, questo lo diciamo, quindi tutto per la questura, nel senso. Sì, questo massimo rispetto, tutto bene per loro, però insomma bufera sui social per questo presunto doppio pesismo particolare che insomma carabinieri da una parte, polizia dall'altra, quindi sembrano, si politicizza anche la divisa, quindi è veramente un mondo meraviglioso. Allora, poi c'è le... A proposito di social, di bufere social, ne è scoppiata una ieri che, mamma mia, che lancio la palla a te perché padre di due fantastici bambini. Allora, l'allerta meteo, soprattutto in quel di Pontedera, ha lasciato insomma un po' di strascichi, fortunatamente non di maltempo ma di fake news. Perché pensate, il profilo del sindaco di Pontedera Millozzi è stato... ci è stata fatta una vera e propria copia, no? Con allerte meteo contrastanti rispetto alle decisioni prese. Accidenti, no? Hackerato Millozzi, che insomma, nel senso, quindi cos'è successo? È successo che lunedì anche sui profili... Presente? Ha pensato facessi l'appello, scusa. Vabbè... Lo ripeto, perché lunedì mattina le scuole dovevano essere chiuse e invece sono rimaste si era data la falsa allerta che erano aperte, martedì invece erano aperte, si era data la falsa allerta che erano chiuse, quindi insomma c'è stato un messaggio contrario all'allerta stessa, e quindi il sindaco ha detto confusione ha mandato in crisi le famiglie tanto perché sulle chat WhatsApp il male assoluto da entrarci e uscirci immediatamente, insomma, e fatto è che girava e quindi non si sapeva bene sì, no, cosa si fa, cosa non si fa, eccetera eccetera. Poi tra l'altro ieri un po' sondando il terreno ho scoperto comunque un inizio di consapevolezza tra la gente dei codici, che non è una cosa che non pensavo. Quindi stiamo diventando esperti di codice giallo, arancione, rosso, nel senso, quindi a quanto pare ci sia questo. E poi vabbè, pare che tra le persone, soprattutto martedì, che hanno messo in evidenza che la scuola insomma fosse chiusa, tanti sono gli studenti, dicono, perché chiaramente la mattina non voleva fare acqua al proprio mulino, quindi intanto ci saremo altra polemica social era se erano abbastanza, cioè dovevano essere chiuse le scuole per un'allerta che poi per fortuna non ha prodotto danni gravi oppure no. Il problema poi stava anche là, so che insomma diversi genitori si sono lamentati con i vari sindaci sulle barricate a difendersi, ma allora non mi va bene niente. Effettivamente insomma da genitore come la vedi, mettiamola così? Da genitore la vedo che, cioè se c'è l'allerta rossa si sta a casa, se c'è l'allerta rossa, cioè il codice, qui dobbiamo, cioè nel senso dobbiamo mettere in evidenza che Non si può discutere, secondo me, non c'è una questione si apre o non si apre, se c'è il codice rosso
Vabbè, perché è andata bene, diciamo la verità, però metti caso davvero il vento non riceve, il mare non riceve per il vento più millimetri d'acqua. Ricordiamoci che i sistemi anche idraulici anche in questa zona sono molto interconnessi tra la Lucchesia e comunque la piana del Valdarno inferiore, no? Quindi nel senso, non è escluso che comunque una trascimazione, comunque sono, come si dice, un effetto domino, no? Nel senso, l'acqua è complicato fermarla, e quindi niente, se si dà una... Poi tra l'altro la regione Toscana ha fatto sì che il calendario scolastico fosse più di 200 giorni, quindi nel momento in cui o per neve o per altri motivi si sta a casa meno, si rimane comunque nella regolarità di quello che è l'anno scolastico. Non ci sono i ponti, non ci sono niente, non si pontifica nulla. Va bene, facciamo una prima pausa, diciamo. Abbiamo terminato parlando di scuola, sì. E quindi vediamo se riconosci queste note qua. Questa era tua, eh? Vabbè. Cioè, non sono ora così vetusto, nel senso. Più o meno, ma insomma, ancora mi do un tono. Ti ricordi tu quegli esami? Sì. Io mi ricordo con tanta apprensione quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Ma hai capito come si porta un pianoforte sulla spalla? Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. Riprende il magone. Sì, sì. No, va bene, mettiamo questa musica anche per correlarla alle notizie. Ovviamente, che ci sembra diamo un commento un bel musicale. Momento. E poi salutiamo Zuckerberg. Esatto. Grazie Zucchi. Grazie Zuckerberg. Va bene, abbiamo parlato di allerta meteo, quindi... Sì. Tra l'altro, in Toscana c'è una news. C'è la news di ieri sera, ha chiesto lo stato di emergenza per ciò notizie fresche. Qualche ora fa, in serata, si è chiesto lo stato di emergenza per la Lunigiana e la Garfagnana. Sono strade ancora interrotte, c'è una situazione complicata, insomma, ma diciamo rispetto ad altre volte. L'abbiamo scampata, poi abbiamo visto immagini che arrivano dalla vicina Emilia, tra l'altro Brescello, no? Paese di Don Camillo e Peppone, no? Nel senso che... Sorbole. Quindi dove insomma la situazione è andata peggio, a Parma, quindi insomma è andata. Tra l'altro usciamo da un'allerta, credo che ci rientreremo poi tra qualche giorno, perché venerdì si prospetta un'altra allerta meteo, ma insomma poi ne abbiamo modo avremo di parlarne modo domani. Di parlarne tranquillamente. Sempre ma abbiamo un ospite da chiamare? Abbiamo un ospite a chiamare, ma ti dovrei dare il numero? Magari. Sarebbe un bel gesto da parte sarebbe tua. Sarebbe un bel gesto, sì, ora guarda, perché questo è tutto in diretta ed è il bello, no? Ed è il bello della diretta. Allora, vediamo un attimo, guarda, fatti questo numero qua, lo facciamo vedere. Un momento che stiamo cercando di recuperare questa cosa. Ora vediamo, intanto andiamo avanti, vediamo. C'è qualche messaggio, allora, che ci siamo. Arrivando. Sì, ci salutano, ci danno il buongiorno, sono veramente, abbiamo già uno zoccolo duro di followers. Bellissimo. Fantastico questa cosa. Non dire il numero in diretta, magari, perché no, potrebbe sì, avessene a male. Parecchio anche. Ma chi stiamo chiamando? Stiamo chiamando un amico. Un collega, amico, insomma, che si chiama Riccardo Silvestri. Addirittura il Silvestri. Grande amico del Pisa, insomma, ufficio stampa del Pisa. E se risponde. Pronto? Eccoci! Buongiorno! Buongiorno a tutti. Ciao Riccardo. Siamo dalla Sesta Porta. Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti. Cioè,
Ben in onda e in bocca al lupo per questa vostra nuova avventura. Grazie mille, grazie a te. Grazie. Allora Riccardo, parliamo di roba nero-azzurra oggi. Esatto, tutto tondo. Siamo brevi, nel senso, ieri sera una quasi impresa di questo Pordenone, che poi tra l'altro il Pordenone è legato al Pisa. Abbiamo visto sui social, in queste ore si parla, il Pisa lo annientò, l'Inter no. Sì, hanno incontrato i nerazzurri sbagliati ancora una volta. Ancora una volta. Perché questi colori evidentemente al Pordenone non portano fortuna, anche se sono andati molto più vicini all'impresa ieri piuttosto che col Pisa, anche se questo fa un po' sorridere, perché in effetti ieri tutta questa differenza di categoria non si è vista, anche perché l'Inter ha messo in campo le seconde linee e insomma quello che si diceva d'estate del mercato dell'Inter non proprio ottimale, evidentemente ieri si è toccato con mano di fronte a un avversario comunque positivo, ma di due categorie inferiore. Riccardo, lo sai che anch'io sono fratello di sofferenza interista, e ieri sera, cioè ieri è stata, cioè, poi abbiamo vinto con un rigore di Nagatomo, che è proprio il contrappasso, capito? Ma sai, è il segno dei tempi. Davvero. Ma la è il segno dei tempi, anche perché l'Inter, come basta guardare anche all'altra squadra di Milano, ma basta leggere anche dei problemi che stanno attanagliando la Roma, sì. Non parliamo della Fiorentina, dove la società è in vendita da 6 mesi. Il calcio italiano sta attraversando un vero e proprio dramma, sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto dal punto di vista economico. Cioè, se si pensa che i grandi colpi dell'estate dell'Inter erano quelli che ieri sera hanno giocato per la prima volta, perché non hanno mai praticamente preso possesso della maglia da titolare, ma gente come Caramo, Cancelo o D'Albert, la famosa panchina milionaria. Esatto, ma sono calciatori che nel calcio italiano di 10-15 anni fa non avrebbero trovato nemmeno, non l'avrebbero fatti passare alla frontiera. Portato i borsoni forse, sì, sono d'accordo con esatto. te. Esatto, e adesso sono i grandi colpi di mercato. Okay. Quindi questo dà un po' il termometro del momento che stiamo attraversando a 360 gradi dalla Juventus a venire giù. Riccardo, ti chiedo una cosa, uno dei problemi del calcio è sicuramente la questione stadi, e oggi il sempre informato Francesco Loi ci informa che dal comune 3 soluzioni per l'arena del futuro. Ci sa dire qualcosa? Ma senti, l'iter dello stadio sta procedendo ed è un aspetto molto importante, anche perché ora in questo momento sono di parte in quello che dico. No, certo. Ognuno ha il suo ruolo. Nel panorama di cui parlavamo pochi secondi fa, sentire parlare dei progetti del Pisa in campo e soprattutto fuori dal campo fa del Pisa una mosca bianca. Lo ha sottolineato anche il presidente della Lega Pro Gravina, che ha subito appoggiato questo progetto dello stadio, ha subito dato grande respiro a livello nazionale a quello che sta facendo il Pisa, perché c'è una voglia a tutti i livelli, soprattutto a livello federale, di trovare imprenditori pronti ad investire nel calcio, ad investire non con le chiacchiere ma con i soldi veri. Soprattutto i soldi veri, nel rispetto delle regole, perché di chiacchiere e promesse nel calcio ce ne sono in quantità industriale, però poi bisogna quagliare e bisogna vedere esatto dove si va. Va bene, Riccardo, in questo senso il discorso stadio è sicuramente un aspetto importantissimo, che per fortuna sta procedendo, e ci auguriamo che e si va avanti spediti. La conclusione che tutti vogliamo. Va bene, Riccardo, io ti ringrazio tantissimo di essere intervenuto, veramente. Grazie a voi, ci mancherebbe, di nuovo in bocca al lupo, perché c'è bisogno di iniziative editoriali come la vostra. Quindi in bocca al lupo, forza. Troppo gentile. E quando avete bisogno sono qua. Va bene, buona giornata a te allora. Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata.
Allora, come al solito arriva il messaggio della chat dei Vigili del Fuoco, che vale. È sempre importante, che non ci sono interventi da segnalare relativamente alla notte. Però insomma, hanno fatto 437 interventi di soccorso, insomma, tutti lievi, ma comunque una bella nottata impegnativa anche per i Vigili del Fuoco. Sì, sì, c'è fuori zona, comunque c'è una situazione di un incendio a Poggio a Caiano, sempre in una casa che ospitava dei laboratori cinesi, al solito questa è una storia che, di cui mi sento che dovrò, mi sa, occuparmi in giornata, me la sento scivolare, ecco, un attimo così. Così, proprio, giusto, ecco, per... Si partono, si parte. Vabbè, okay, finita la telefonata con il grande Riccardone, ora andiamo, voliamo alti e ti passo la palla per insomma un'inchiesta che scotta. Sì, ma io infatti, cioè qua è un terreno minato. A proposito, si parlava di Vigili del Fuoco, mo devi andare con... Ma questa, cioè, ci vuole l'estintore, no, c'è cioè, il caso Consip, però è anche complicato e non mi ci voglio addentrare nelle maglie, perché... sì, pavido. Cioè, ci sono dei pistaggi, ci sono... Pavido. Volte, no, beh, è che ci sono... Ecco, no, la cosa è che fa sorridere, insomma, perché poi mica tanto sorridere raccontandola così, ma queste promozioni promesse non avvenute, no, visto, no, dice, non è stato promosso, cioè, e quindi io credo questo, che per il bene di tutti, per il bene di Renzi stesso, insomma, lo dico come è stato chiesto a lui, che si faccia un po' chiarezza su questo caso Consip, perché poi non è chiara la questione, anche da un punto di vista poi mediatico è difficile capirla, no, nel senso è... lo vedo anche una situazione molto complicata, con molti interessi che si confliggono. Era un appalto da 700 mila... Il più grande d'Europa era, sì. Il più grande d'Europa, quindi insomma, un po' di soldini dietro c'erano. Qualcosa ci abbiamo messo. Vabbè, io direi che siamo più o meno in chiusura. Ci picchia. Siamo andati velocissimi oggi, però abbiamo tempo ancora per due o tre cosine carine. Sì, c'è la Susanna. Accidenti, la Susanna. No, una mattina la invitiamo. No, dobbiamo assolutamente invitarla. No, questa va detta però, perché si parlava di bufere social e la sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, ci è entrata a pie pari dentro, perché è ospite alla trasmissione di Rai 3, Agorà. E in cui c'è un conduttore... Insomma, sono nostri competitor, Agorà, sono nostri competitor. Il mio amico Senio Bonini è uno fra i conduttori. Il Fatto Quotidiano riporta che la sindaca di Cascina ha avuto questo scivolone lessicale, vogliamo parlare così, si parlava di sanità, e riporta un virgolettato in cui la Ceccardi ha detto... È giusto che i medici calabresi siano pagati meno perché meno bravi. Da lì si è sollevata l'indignazione di tutti i medici calabresi che lavorano al nord. Si parlava di mala sanità e di gestione, soprattutto di eccellenza della sanità. Sappiamo che in Toscana si fa vanto delle eccellenza, questa parola. Un giorno facciamo devo scrivere qualcosa su la parola eccellenza, perché è abusatissima. Abusatissima. Inflazionata. È una delle rovine della politica. La usano tutti, e quindi va bene. Okay, però la Ceccardi, infatti, poi accortasi, o quantomeno sorpresa dal clamore delle sue dichiarazioni, poi pubblica sul suo profilo una spiegazione e dice: i medici calabresi guadagnano meno di quelli dell'Emilia-Romagna. A me sembra una cosa normale, se fosse stato il contrario si sarebbero indignati tutti. Questo non significa che non ci siano medici calabresi bravissimi, ma di certo quella calabrese non è in assoluto la migliore sanità in Italia. Apre scenari diversi, perché insomma la differenza di sanità è conseguenza anche di una riforma che anche la Lega appoggiò, quindi prima di parlare di differenziazione della sanità, insomma, vediamo da dove deriva questa cosa qui. Però, ecco, lei insomma non ce l'aveva con i medici calabresi, che fra l'altro tanti medici calabresi sono poi quelli che lavorano a nord, perché sappiamo che gli studenti si spostano in quella direzione. Quindi questa è la sanità d'eccellenza al nord, e anche per i medici che vengono al sud. Tra l'altro, parlando della Lega, si parla di candidature a sindaco di Pisa e c'è... Accidenti. E c'è il leghista che... Ziello, potrebbe essere Ziello, sì. candidato a sindaco. Sì, prima c'è stata una fuga in avanti della Lega, poi ritrattata dicendo che sarà concordato, ma sicuramente, ecco,
è chiaro che sul fronte centrodestra pisano la Lega si sente il partner forte e gli altri fanno insomma un po' resistenza, Forza Italia o Fratelli Italia, ad accettare questa cosa qua. Poi insomma si misureranno fra di loro, c'è chi chiede le primarie, chi al congresso, insomma vedremo come da dove spunterà il nome. C'è una notizia sui social, oramai ce la fa vedere, sui social vanno molto i gattini, no? Con Luca dopo la chat dei genitori, i gatti su Twitter e Instagram, ecco, sono il secondo male assoluto. Certo, quindi Luca ha condannato l'uomo che aveva ucciso i gatti dell'ex, e vabbè è un provvedimento, perché insomma... È un provvedimento uccidere gatti, no, non volevi dire no, quello. No, è un provvedimento che sta facendo discutere, ma a mio parere è giusto, perché poi nel senso c'è cattiveria, c'è una cattiveria, cioè, quindi il male è il male. Non sono amante dei gatti, ma non vedo perché andarli a uccidere, ecco, quindi mi sembra veramente palese. Allora, un'altra cosa, vuoi sciopere, cioè, così proprio sempre riguardante una compagnia molto legata all'aeroporto di Pisa, che è la Ryanair, anche qui un tema scivolosissimo. Eccolo qua, Ryanair, ai suoi lavoratori non scioperato sarete puniti. Qui è una questione, no, bello il low cost, ci piace il low cost. Ma anche low rights, ma nel senso basso il prezzo, ma bassi anche i diritti. Diritti, esatto. Vabbè. Saluto Ryanair. Salutiamo Liri che ci segue. Ma siamo fruitori di Ryanair, tutti, ci piace ho un mantenuto, sacco. Cioè l'altro ci piace scritto, tantissimo. Mi ha mandato proprio un messaggio personale, Liri, perché tutti i viaggi che ho fatto con Ryanair, ha detto guarda, c'ho da finire di pagare mutuo, se puoi andare un attimo su e giù dalla Scozia un altro paio di volte. Quindi questo, non so, c'è tante cose, vabbè, facciamo... Sì, assolutamente. No, volevo far vedere, no, vabbè, abbiamo fatto vedere il metro che è importante. No, perché riappare il sole oggi, quindi lo vedete, insomma, nel corso... Here's come the sun, però poi vedete, arriva di nuovo giovedì un po' di pioggia, poi ne parleremo, ne avevamo già detto prima. Concludiamo un po' con curiosità, cosa c'è? C'è la Luna? Si viaggia, lasciamo le cose terrene e andiamo su quelle lunari. Perché notizia proveniente dagli USA, dagli Stati Uniti d'America, dove l'annuncio della Casa Bianca, Trump evidentemente si è un po' rotto le scatole di tutti i problemi che ha sul pianeta Terra, tra cui attriti con Kim Jong-un e Russia Gate, che li sta travolgendo mezza amministrazione, e quindi ha deciso di volgere lo sguardo al cielo. Il Corriere della Sera scrive che il presidente americano ha firmato il nuovo piano presentato nell'ottobre scorso dallo Space Council, assegnando alla NASA il compito di predisporre tutto ciò che serve per avviare un insediamento stabile sul nostro satellite naturale. Quindi si comincerà a costruire sulla Luna. Ecco, questo è un dramma. No, perché abbiamo già nel senso cementificato la Terra pure troppo, no? Quindi nel senso la mia domanda è una. Sì. La casa sulla Luna conta come prima casa? Cioè l'ICI come ce la paghi sulla casa sulla Luna? L'ICI, ma sei vetusto? L'ICI lo diceva la mia nonna. L'IMU. Beh, che ora Silvione ce lo toglie subito. Esatto. La promessa di Silvio, mai... viverò l'IMU dalla casa sulla Luna. Piano piano inseriremo un po' di personaggi, cioè come li chiamo io, no? Ma tu ci andresti a vivere sulla Luna? No, sono fobico io, ragazzi, ma già per me, cioè già fare il volo, ora si parlava prima, già volare... Con Ryanair? Ryanair si vola benissimo, alla grande, no, perché poi... ma già fare un volo qualsiasi, no. Ma guarda che adesso Oliri ci ha sentito e farà il volo Ryanair low cost per la Luna, tu non lo sai, ma stanno già progettando questa cosa. No, io ho volato con... paracadute, non con i paracadute, dovevano lanciarsi i paracadutisti e quindi mi portarono su e poi aprirono il portellone. Questa è stata una delle esperienze più paurose della mia vita, ma insomma, vabbè, lo volevo dire. Vabbè, io direi che possiamo chiudere. Sì, va bene, dai, seguiteci, condividete i contenuti in giornata, ve li facciamo rivedere, ve li propiniamo un po'. Assolutamente. Abbiamo detto tutto.
Quindi un saluto dalla sede di Devitalia, dalla Sesta Porta. Dalla Sesta Porta, ringraziamo le edicole di Matteo per la fornitura di quotidiani. Tanti cuori a Matteo. E un saluto a tutti. Buona giornata. Noi andiamo a vedere cosa succede. Sì, no, diventiamo competitor ora. Mamma mia, cioè questo, quindi domani vi sapremo dire cos'è successo. Un abbraccio a tutti. Continuate a commentare, continuate a scriverci. E da non di lunedì è tutto. È tutto.